Buonasera ragazzi, un carissimo saluto a tutti voi per questa, per questa diretta di controinformazione. Mamma mamma mia ragazzi, voi non vi rendete conto degli argomenti che abbiamo stasera perché c'è veramente da spassarsela. Aspetta che mi metto bene al centro. Eh. Cetti, ciao, grazie, ci sei sempre, vedo che ne sono molto molto fiero di avere... Eh, persone, amici, amiche che eh, seguono costantemente le nostre puntate, ciao anche a te Lorenzo. C'è veramente un sacco da divertirsi stasera. Un sacco di argomenti. Iniziamo con quelli in cui ci si può veramente sfogare e si può ironizzare perché veramente in questi due giorni ne sono successe di tutti i colori non avrei mai pensato di tornare a vedere un trash trash di questo di questo tipo è veramente meraviglioso meraviglioso da vediamo qualche saluto eh? ciao antonio podda buonasera a te barbara Tosi, michela guiducci ciao buonasera a te antonio bassi ciao paolo la barbera ciao micone micone anche te daniele grassi buonasera danilo Simone Cupellini, ciao, buonasera a te, ciao anche Anna Maria Venturini, ciao Franco, ciao Camillo, ciao Andina, ciao Antonino Signorelli, Giuseppina, Luca Santori, Jackie, questo sarà un nick, Francesco, Giuseppina e Ivana, Patrizia D'Ambrosio, Giuseppe Ambrisi, benissimo, ciao ragazzi, non riesco ovviamente a leggervi tutti perché i commenti come avete visto sono tantissimi, sono migliaia, quella la penultima puntata che abbiamo fatto ragazzi 10.000 commenti ed è un bellissimo un bellissimo lavoro quello che stiamo facendo forse qualche duna ha parlato di Luca e Paola avete visto che la schermata dell'introduzione del countdown dei 30 secondi prima di entrare in diretta abbiamo messo ancora i grandissimi Beh, Luca e Paolo, volevo farvi vedere. A di martedì all'interno della loro simil gag alla faccia di camera caffè mi è arrivata la segnalazione che abbiano ancora parlato del sottoscritto. A questo punto, ragazzi, la domanda è: ma ce l'avranno fatta? Ma ce l'avranno fatta a far ridere qualche d'uno almeno in studio? Ma dai, partì, prima di partire sentiamo io, i due fenomeni Luca e Paolo, andiamo a vedere un attimo, che sono curioso. Pubblicato che quando l'ha letta a Parigi il Nobel per la fisica, l'unica cosa, cosa che ha detto è stata: adesso capisco come si sente Toninelli. <ride> Grazie. Ma che secondo me, ragazzi, tra un po', cioè. Ciao Salvatore, ma tra un po' secondo me gliela la tolgono. Sape, vi ricordate che avevano una trasmissione? Quelli che? Eh, mi, mi sembra e eh, non, non è più stata confermata. Quelli che, ma voi vi ricordate chi ha la mia età, tra l'altro, si ricorderà che a quelli che, quelli che il cazzo, quelle trasmissioni lì tanti anni fa, non so se negli anni 90 o inizio ogni 2000, c'erano Aldo Giovanni e Giacomo. Che ancora oggi io sto a riguardare su YouTube insieme ai miei, ai miei bambini e ci facciamo di quelle risate incredibili e poi dobbiamo vedere ma non avete fatto ridere neanche stavolta ma no, secondo me non... ma mai... Sai che mi... sapete che mi dispiace ciao flora per loro perché secondo me non mi nomineranno neanche lì perché non riescono a far ridere ma cioè, tu ridi perché dici ma non può essere una battuta questa qua comunque poverini vabbè i livelli sono questi chiomi ma chi azz <ride> mamma mia ragazzi mamma mia vi pagano pure Ragazzi, vi dico gli argomenti, vi prego partecipate, rilanciate perché è, questo è un puntatone. Avrei fatto a meno, ma neanche sotto tortura avrei parlato ancora di Berlusconi. Dobbiamo parlare di Berlusconi perché ne ha fatti un paio che sono pum pum, straordinarie. Quindi Berlusconi. Poi caos Covid, caos Covid ancora. Richiesta delle regioni su come annullare da parte cancellare i bollettini con il numero dei contagiati, mascherine per i ragazzi che vanno a scuola che ancora non arrivano, e l'emendamento bocciato dal Centrodestra e Italia Viva sulla possibilità di far fare di permettere alle pare, farma, pare farmacie di fare i test rapidi. Comunque ci siamo ragazzi, vedo che dai dai saluti siamo già tanti collegati, centinaia di persone. Grazie mille. Uno, due, tre, partiamo. Ragazzi, partiamo col Trash Puro. Ieri, giornale di famiglia, Berlusconi, il giornale, presenta una pagina dove i forza signores, signors, quello che è. Cioè gli anziani over 65 di Forza Italia e ora apparirà la pagina che è stata, dicono, pagata da questa parte di eh, anziani di Forza Italia con il titolo Chi è Silvio Berlusconi? Allora, come facevo a non parlarne ragazzi? Come facevo? Quindi un paginone intero di un giornale a tiratura nazionale della famiglia Berlusconi, cioè il suo, con una fotografia che sarà degli anni 90, meraviglioso, meraviglioso degli anni 90, chi è Silvio? Allora, lo lasciamo in sovraimpressione perché due o tre di questi 22 punti... Su chi è Silvio? Vi ricordate che mi sembra che alla fine anni 90 arrivò a casa un opuscolo ma corposo eh, con tanto di fotografie di famiglia di Silvio prima delle elezioni mi pare del 2001? Cioè io pensavo di essere tornato a 20-25 anni fa, invece è il gennaio del 2022, adesso quella pagina qua. Allora. Vi leggo alcune, solo alcuni, eh. e vado, sto molto attento perché ricordate che Berlusconi ha fatto un'azione civile nei miei confronti di da mila a 2 milioni di euro, mi chiede che io ovviamente non li ho, avendo restituito metà dello stipendio, centinaia di migliaia di euro. Allora la prima, cioè ragazzi, in ordine è la quarta che vedete. La leggo piano tra i primi contribuenti italiani. Guardate qua, meraviglioso! Condanna definitiva a quattro anni per frode fiscale. Poi vado in fondo. Per chi si fosse collegato adesso, non stiamo parlando di fatti del 1996-98, cioè, ma stiamo parlando di quella che Locandina era apparsa sul giornale un paginone intero da parte di questi Forza Italia, sostenitori anziani di Forza Italia, chi è Silvio e, e, finisce, e quindi chi come lui ovviamente è tutto improntato a farlo diventare presidente della Repubblica. Quart'ultima il Presidente del Consiglio che mise fine alla guerra fredda. Aspettate che il meglio deve ancora venire, no ragazzi? Qua siamo, ragazzi, qua siamo oltre il leader occidentale più apprezzato e più applaudito nella storia del congresso americano. Ma aspettate un attimo, questo è il bel paese che è l'Italia, ragazzi. L'italiano, ascoltatevi prego. Rilanciatevi, prego, perché gli altri stanno tutti zitti, come se fosse normale che in un paese possa avere una possibilità di diventare Presidente della Repubblica questo soggetto. Ascoltate, la penultima delle 22, l'italiano più competente nella politica internazionale ascoltato e apprezzato cioè che ci hanno preso in giro ancora adesso ci prendono in giro per quando questo qua era presidente del consiglio autorevole, umano capace di intessere, coltivare amicizie ragazzi vi faccio vedere un cartello che hanno mandato martedì di martedì eccolo qua Dopo i 22 punti dei forza anziani, forza, delle persone anziane di Forza Italia, che ha detto allora pagato, è andato sul giornale, quotidiano di famiglie della famiglia Berlusconi, si sono dimenticati anche il 24esimo, il 23esimo, il 24esimo, il 25esimo, il 26esimo, il 27esimo punto. Una condanna definitiva a quattro anni per frode fiscale, decaduto da senatore, riabilitato nel 18. Quattro processi in corso, li leggete, assolto per primo grado Rubiter Assiene, indagato per stragi 92-93, ha pre preso questo cartello da di martedì, 11 assoluzioni, 10 archiviazioni, 8 prescrizioni, 2 amnistie. Però, e questa è questa l'Italia ragazzi, stiamo parlando di Berlusconi come possibile Presidente della Repubblica. E io voglio farvi vedere un'immagine. Prima di chiedervi, scatenatevi, vi prego, vi dovete scatenare su sta roba qua. Se dovesse diventare Presidente della Repubblica mi diventare solo a dirlo, ragazzi, cioè Presidente della Repubblica, se dovesse diventare Silvio Berlusconi, nelle questure italiane ci sarebbe, accadrebbe questo. Io non commento, non commento. Nelle questure italiane, cioè nei luoghi in cui devono fare delle attività contro l'illegalità, per far prevalere la legalità, eh, ci sarebbe il quadretto <ride> con la faccia del Presidente della Repubblica, in quel caso... Silvio, <ride> cioè, che uno non sa se guardarsi dietro davanti, c'è cioè, il questore, il vicequestore, il poliziotto, il carabiniere, cioè... <ride> lasciamo, la... lasciamo questa immagine perché è quello che potrebbe capitare nel caso in cui, <ride> nelle questure italiane, luogo no, del rispetto della legge del, della pena, della, della combinazione della pena. Mimma, Mimma Miceli. Ma in definitiva è il popolo che può fare, incazzarsi, mimma incazzarsi, dire a gran voce che è folle questa roba qua. C'è ma veramente la più grossa barzelletta italiana. Carlo, che ci dici? Avremmo il, prime, il primo presidente da prendere a pernacchia. Eh, sì. Caro Carlo Bonafeggi, sì. dai scatenatevi ragazzi perché io, io la devo prendere e sorridere perché come posso incazzarmi? Mi faccio del male, Graziella. Gli anziani per Berlusconi lo invidiano, vorrebbero essere circondati da oggetti come lui. Ma poi, ragazzi, ma Silvio Berlusconi non si presenta ai, progetti perché, ai processi perché ha motivi di salute e ci sono i medici che lo attestano, gli avvocati che lo portano, che portano la documentazione, legittimo impedimento. E poi ha lo stato di salute per fare sette anni da Presidente della Repubblica. Ragazzi, è tutto meraviglioso, purché non accada... E rimaniamo qua a vedere, per chi si fosse collegato adesso, quell'immagine che ho fatto, artefatto ovviamente, è un'immagine di quello che accadrebbe se domani in un Silvio Berlusconi venisse eletto Presidente della Repubblica. Quella è una faccia coperta di un questore, un vicequestore, e dietro campeggerebbe il quadretto con la faccia del Presidente della Repubblica Berlusconi. Flora Garbati. Ciao Danilo. Tutto. Ma Berlusconi, Presidente della Repubblica, proprio no. Oh mamma Giuseppe Ventura, ha fatto un commentone. Il solo pensiero che ci sono partiti vergognosi come Forza Italia, come Lega Fratelli d'Italia, che sostengono la candidatura per il Quirinale del... Non lo dico perché ho paura che mi quereli, Berlusconi, un delinquente politico che ha pagato per anni la mafia e è stato condannato in via definitiva per frode fiscale, che ha organizzato festinose, eccetera, eccetera. E che Sgarbi sta cercando di corrompere. Allora, Giuseppe, Giuseppe, si vede che ti sta informando. Perché adesso vi faccio vedere un articolo su quello che sta accadendo da settimane, ragazzi, sono settimane che Berlusconi in persona. Questo è open. Eh? Ah, in questo caso addirittura c'è. Aspette, che vado a trovare l'articolo. Ah, ecco qua, grandissimo. Eh, che sta chiamando di persona, e ho letto un articolo di, eh, su Repubblica di Concetto Vecchio, che sta chiamando lui in persona, lui dice, eh, questo eh, ripreso dal post del 12 gennaio, riprendendo Repubblica, con il giornalista Concetto Vecchio, dice che avrebbe contattato di, in prima persona 50 parlamentari e molti di loro provengono dal gruppo misto. Che tra Camera e Senato conta 120 parlamentari. Quindi Berlusconi poi parla di sgarbi che gli sta dando una mano. Ma questo è meraviglioso perché uno di questi che ha chiamato, eh, pare una donna, abbia detto: Ciao, pronto? Sì, pronto? Eh, ciao, sono quello del bunga, bunga. Sono quello del bunga, bunga Ma vi rendete conto? Il cavaliere scatenato al telefono, i grandi elettori, cioè parlamentari, raccontano: state grandi poi i colloqui per il corle. lo scouting si fa sfisiante, ma la conta dei voti non avanza. Cioè, noi la stiamo prendendo su ridicolo, ma questo, le, le sue mosse le sta facendo, eh. Cioè, sta cercando di, di, di creare le condizioni per trovare quei 50-60, perché al centro-destra fa circa 480. Gli ne servono 505 per avere la maggioranza assoluta, quarta votazione, prima due terzi. E quindi sta cercando di chiamare questi 50, perché lui dice, se qualche uno del centro-destra non mi vota, che dici Marisa? Io in gita a New York alla domanda da dove venite, quando hanno sentito italiano, hanno cominciato a ridere dicendo Berlusconi, bunga bunga, era proprio quell'anno lì. E cara Marisa Palmarini, se ricordano ancora, va stai tranquilla, se ricorda pure lui, che quando chiama i parlamentari per cercare di, di ottenere i loro voti, dice: Ciao, sono quello del bunga bunga. Franca Poli, che ci dici? Ora sto spargendo le noccioline, sta spargendo le noccioline come l'amico Sgarbi, che coppia, che bassezza. Sì, è perché parlava proprio del pensa addirittura che lui stesso abbia creato il, il modo di dire la metafora come com è che era quella degli scoiattoli la metafora del, dello scoiattolo eh, per cui lui sta cercando proprio di mettere in cascina tante, tante tante cose questa è, ragazzi la situazione non mi pare di avere altro da dire su Berlusconi ragazzi, ovviamente non c'è neanche un commento a favore il movimento 5 stelle non voterà mai e non solo non voterà mai farà di tutto di tutto affinché berlusconi non abbia alcuna possibilità di diventare presidente della repubblica però vi dico una cosa sapete che spero che mi chiami ma no ma veramente ragazzi è un mio sogno pronto Silvio, mamma mia Silvio, ma vi rendete conto che... Se mi do, ma sarebbe... Silvio, chiama anche a me, chiama anche a me, ma certo ci sono, Silvio, sì, sarebbe... No ragazzi, sarebbe meraviglioso. Il registro la telefonata ve la faccio sentire, facciamo 10 milioni di visualizzazioni. Allora, chiuso il capitolo Berlusconi, ragazzi, non potevo non farlo. Eh, Teniamo alta l'argomento perché il centrodestra, ragazzi, è questione di notizie di pochi minuti fa, ha formalizzato Salvini, Meloni, hanno formalizzato la candidatura di Silvio Berlusconi come candidato del centrodestra come Presidente della Repubblica. Ecco qua, vedete. Berlusconi è il candidato Presidente. Della Repubblica per il centrodestra è quello che hanno detto poco fa dopo essersi riuniti e dicono ora sciolga la riserva. Comunque loro hanno ufficialmente candidato, cioè il centrodestra compatto con Salvini e Meloni. Hanno detto che per loro il candidato è Silvio Berlusconi. Non, fa, non basta altro, ora non serve altro che lui dica: Ok, sono il candidato. Che questi vanno nelle urne e lo votano. Ma qualche duno di seri in quei partiti lì. Ma c'è qualcuno di serio, Di normale, ma c'è mamma. Comunque, Fabio Sclosa mi dice: fatti mandare un quadro, mamma mia, ragazzi. Passiamo al secondo argomento. Qua dobbiamo tornare serie ragazzi. Spero che stiate uniti in questo momento e che nessuno si faccia fregare. Modica, Monica, sì, lo spero anch'io non ti nascondo qualche preoccupazione per un Movimento 5 Stelle debole e che non prende posizioni chiare, posizioni chiare ragazzi, posizioni chiare. Berlusconi finalmente, da siamo passati dal non è il nostro candidato e mi verrebbe da dire, e sti cazzi ci avevi pure pensato? A dire mai Berlusconi, ieri sera ha detto Conte nella nostra riunione congiunta, va benissimo, ma bisogna anche dire un'altra cosa, ma neanche Draghi, e non voglio equiparare Draghi a Berlusconi, Draghi deve completare la lotta la, le campagne di vaccinazione, la lotta al Covid e deve completare il piano nazionale di ripresa e resilienza, deve stare lì al suo posto, altrimenti si blocca tutto. E dimostrare altro che a al motore acceso l'Italia che è quel super mario di cui tutti i giornali e la stampa di sistema e non solo, dicono. Speriamo, speriamo. Ah sì, cara Clara, si dice, Clara, che se la cosa diventasse sera andiamo in piazza, eh, andiamo in piazza, sì, e ci rimaniamo, altro che in Parlamento e tu tra i palazzi, vaffanculo. Va. Allora ragazzi, chiuso il capitolo Berlusconi, eh, entriamo nel capitolo caos eh, Covid, perché anche qua c'è eh, parecchio da dire, eh. Io eh, ieri l'altro di notte ho fatto un intervento in dichiarazione di voto su il, il, uno dei cinque decreti fatti, caos decreti fatti da Draghi eh, nella lotta per la gestione della pandemia, ok? Io ho detto le stesse cose che dico qua, cioè che i vaccini non bastano, sono importantissimi per l'amore del cielo, essenziali senza di quali non si va avanti, ma non bastano, perché i vaccinati si contagiano e perché i vaccinati contagiano altre persone e quindi non bastano i vaccini, no. E quindi sono andato lì a dirgli, andate sulla mia pagina Facebook, guardatelo, era a mezzanotte, le 11, non ricordo più di sera, ho dovuto restringere l'intervento perché a mezzanotte si sarebbe sanificata, dovuta sanificare, quindi saltava tutto. E glielo ho detto e servono i ristorie, basta a sti caos di decreti qua che ci fanno rimpiangere giustamente i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che faceva Conte. Erano più snelli e non si faceva un decreto a settimana, quello successivo che andava in contraddizione con quello precedente, quello che sta accadendo altro che il governo dei migliori. Però ragazzi vi voglio far vedere la proposta che hanno fatto alcuni Presidenti di Regione, soprattutto dal centrodestra, per combattere il Covid e i contagi quando la letta non ci credeva. Oggi è... sapete che cosa hanno proposto i presidenti di regione, in particolare leghisti Che non vengano più diramati i bollettini giornalieri dei contagiati e che bisogna essere meno severi con gli asintomatici. Cioè non è che hanno detto... Siamo messi, scusate, di merda sui tracciamenti e nella gestione dei tamponi, quindi tracciare chi è ha avuto contatti con i positivi o chi è positivo, fissare, non è che hanno detto siamo, è nel cortocircuito la gestione dei, delle quarantene perché le ASL, le ATS Lombardia. Sono andate nel pallone. Hanno detto di cancellare il bollettino quotidiano. Prima di, di, di chiedervi di scatenarvi, vi prego, scatenatevi su questa proposta di occultamento dei numeri, non di lotta al COVID. Vi faccio ascoltare alcuni secondi del consulente del ministero Ricciardi, di ieri, che risponde a questa proposta delle regioni che dicono: non diciamo più quanti contagiati ci sono, non conteggiamo. I contagiati asintomatici leggo prima barbara che mi interessa barbara ci dice sono positiva al covid e sono tre giorni che aspetto di essere chiamata per il molecolare ci si siamo isolati da soli grazie ai consigli del mio medico ma l'asl sono in totale caos è eh già barbara e questo le ASL sono regionali cioè le regioni oggi in totale stato di confusione di caos Trattano Barbara come altri milioni di cittadini, come... anzi non li trattano, non li gestiscono perché non, non gli fanno fare il molecolare, non gli, non gli parte la quarantena e quindi anche la malattia per l'ufficio e per il lavoro. Cioè capite che la roba è incredibile. Vi stavo dicendo che abbiamo un breve video del dottor professor Ricciardi qua, che va spesso in tv, un consulente del Ministero, se lo recuperiamo tra la febbre rompi il termometro la febbre si risolve. Non è che se tu non guardi il tachimetro in qualche modo ti schianti sull'autostrada. Sono tutti strumenti che servono per uscire da questa situazione. Noi dobbiamo evitare i morti, dobbiamo soprattutto salvaguardare e proteggere i sistemi sanitari che stanno soffrendo Terribilmente. Oggi un paziente oncologico non riesce a essere operato, perché di fatto quello che si sta verificando è che questo numero di contagi altissimo è predittivo di quello che poi succede dopo una settimana. E noi dobbiamo fare in modo che i contagi vengano ridotti, non che vengano rimossi. Ragazzi, chiarissimo, eh? non c'è nessun tipo di commento da fare. Conoscere il numero dei contagiati permette di o permetterebbe di avere gli strumenti per agire con i tracciamenti e con la lotta al Covid. Se non li tracci, non li conosci, salta. Scatenatevi ragazzi sulla proposta delle regioni di non dare più il bollettino quotidiano dei contagiati e di non considerare tra i contagiati, ad esempio, i vaccinati asintomatici positivi al Covid. Tiziana Azzini, io abito in Veneto. Mio figlio vaccinato già due volte. Ha avuto il COVID, confermato dal tampone molecolare fatto in ospedale, ma il suo green pass è rimasto valido. Il Veneto è di Zaia, quello che prende il 70% di preferenze di voto. Oh, Graziella, vogliono nascondere le loro malefatte, sono nel marasma totale, quindi silenzio. Eh sì, Graziella così almeno la gente non lo sa e pensa che le cose vadano bene. Teodora Bonavita: senza il bollettino del numero dei casi Covid ci sarà ancora più caos, ma il loro obiettivo è non farlo sapere. Giulia Monitillo: vogliono mettere la polvere sotto il tappeto, non vogliono dire che hanno sbagliato su tutto quello che c'era da fare. Si sono presentati come i migliori che figura di merda, anche se tu brava, Giulia, hai messo solo M con puntini puntini. Forza, ragazzi, stiamo parlando della proposta delle regioni, soprattutto dal centrodestra, di non conteggiare gli asintomatici vaccinati positivi al Covid tra i contagiati e di non diramare più il bollettino quotidiano dei contagiati. È incredibile, ragazzi, veramente, veramente incredibile. Se poi abbiniamo. Questo ha un altro argomento che fa incazzare proprio seriamente, lo dico anche da papà, che è quello delle mascherine per gli studenti. E qua riguarda anche il commissario figliuolo, riguarda il ministero, riguarda la presidenza del consiglio, riguarda le regioni, che sono quelle che hanno i contatti con i presidi e le, e le scuole. Ma queste eh, mascherine qua, visto che si parla di FFP2 anche per i ragazzi, gli studenti, i bambini che vanno a scuola saranno state date alle scuole quindi alle famiglie italiane Maria Ranieri mentre ci dice mentre arriva l'infografica che le regioni hanno smantellato la sanità adesso il ministro Bianchi ha affidato anche le scuole alle regioni, poveri noi cara Maria guardiamo un po' se sono arrivati questi guardate questo qua, questo mi pare che sia l'Ansa e ci dice che eh, mascherine Scuola e covid mascherine FFP2 vanno comprate dalle famiglie. Di io ho come tutti voi che avete ragazze e ragazze che vanno a scuola, bambine e bambine che vanno a scuola, le abbiamo comprati Abbiamo comprato le FFP2 ora li stiamo mandando con quelle anche se non è per forza obbligatorio, deve esserci un, un positivo, un, 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 qualche, comunque deve esserci una situazione in classe, però le abbiamo ovviamente dovute comprare perché se c'è la situazione al bambino va data. Questa è la situazione nel governo dei migliori, nel paese che presenta col centrodestra unito che presenta Berlusconi come candidato loro ufficiale, formale di presidente della Repubblica, dove invece dove obbliga le mascherine a scuola FFP2, ma non gliele dà alle scuole, alle famiglie. Raffaele Salerno. Caro ministro, questi più parlano, più fanno proposte insensate e più Abbiamo nostalgia del presidente Conte, eh, sì, Marilena Mottola. Non sono state date le FFP2 a scuola. Marilena dimmi se parli come eh, professore maestro oppure come mamma, che sarebbe interessante. Io, io parlo come, come genitore, non sono state, non sono state date. Patrizia D'Angelo. Sicuramente in Lombardia c'è parecchia confusione oggi. Mi hanno chiamata per la dose booster, tra l'altro anche lì. Booster, ma perché devono usare queste parole? Parlo con la presidenza del consiglio, col commissario. Ma usa richiamo, booster significa richiamo perché devi pigliare per il culo le persone, non fa capire niente. Nella confusione si genera il caos. Nel caos, la gente non si vaccina. Tra l'altro, dice Patrizia, quando l'avevo già fatta a dicembre, non mi stupisce, cara Patrizia ma no, proprio non mi stupisce che ci dice Umberto Sferra? ma non tutti sanno che il conteggio giornaliero è dato da tutte le nazioni del mondo è esatto ma noi siccome ci sono alcuni che vog vogliono trasformare l'Italia nel paese dalle banane dopo che il Movimento 5 Stelle con Conte l'ha fatto tornare ad essere credibile in Europa e nel mondo Berlusconi candidato a presidente e, e ha tante altre stupidaggini in giro Giuseppina Giuseppe ci dice che la meravigliosa ex ministra pentastellata alzolina si era prodigata per dare alle scuole le mascherine. Adesso il ministro nuovo se ne frega e non si adopera per dare alle scuole. Ma come vedrai è tutto a posto: non si parla più di trasporti. Tutto a posto. Sulla carta, è come narrazione: eh? perché la, le problematiche che la popolazione percepisce dipendono solo ed esclusivamente da come i mass media gliele raccontano. Si gliele nascondono problematiche enormi sostanziali esistenti non gliele dicono non esistono per la gente se non esistono ma gliele vogliono far credere le pompano 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 il clas caso classico ai banchi a rotelle una cazzata galattica eh, totalmente fake totalmente costruita che però è stata talmente pompata dai mass media da essere diventato un problema enorme per i cittadini e cittadine tanto che spesso mi è capitato di incontrare anziani che mi dicono voi di a me del monopattino santo il monopattino e quella la micromobilità elettrica che abbiamo fatto noi del movimento 5 stelle e poi quelle dei banchi a rotelle capite che paese di che cazzo. Vabbè. Paolo Matonti in Campania è saltato tutto e di fatti il vostro super mega grande cioè, eh, eh, eroe di De Luca vi chiude così almeno non deve fare niente, lui chiude tutti in casa quindi che cazzine frega di fare di gestire tracciamenti? Se siete tutti chiusi in casa tutto a posto, non deve fare niente. Giuseppina Mastro Rilli e controlli sui pullman: nulla, sono stata minacciata di morte da due ragazzi perché li ho rimproverati perché non avevano indossato la mascherina. Giuseppina Mastro Rilli ha detto grazie, giusto. Senso civico, attivismo civico, coraggio, deve essere assolutamente fatto, e ci mancherebbe altro. E ovviamente i controlli, ma tanto anche se l'avessi chiamato un, un, un giornale, mica ti avrebbero pubblicate. Francesca Pacchiarotti. A Roma non ci stanno neanche più i cinghiali, grande Francesca. E sono diventati bravi a raccogliere i rifiuti. Abbiamo finito col caos mascherine e il caos eh, cosa, dai? Più sto in Svizzera e più sono convinto di rimanerci, caro Jackie. L'unica salvezza è stata, e spero che lo sarà ancora, il Movimento 5 Stelle. Se diventerà, diventerà il Movimento 5 Democristiani, me ne, vado, me ne vengo pure in Svizzera o me ne vado da qualche altra parte perché non, può essere, non, è, non è salvabile questo paese. Non, è salvabile. non pubblicare bollettino giornaliero è, è deleterio perché la gente rallenterà l'attenzione, si finirà per aumentare i contagi. Hai azzeccato perfettamente. Chiudiamo l'argomento Covid, ragazzi. Chiudiamo l'argomento Covid. O meglio, Covid eh, relativo a, allo specifico regioni e allo specifico mascherine. Adesso però a massima attenzione, vi prego, e massima condivisione. Perché questa è una storia personale che ho vissuto come portavoce del Movimento 5 Stelle in commissione Affari Costituzionali al Senato questa settimana. Decreto Green Pass, uno dei tanti, il quintultimo dei 5 in 5 settimane, del caos legislativo, ve l'ho già detto. Anche se non lo dice nessuno, abbiamo fatto una proposta. Il Movimento 5 Stelle fa una proposta emendativa, quindi migliorare questo decreto qua. Cioè, siccome le file fuori dalle farmacie erano diventate e sono ancora insostenibili, quindi settimane e settimane di file per fare un tampone di persone positive, tra l'altro, in un casino incredibile avete subito anche voi, tra l'altro, ha fatto lievitare i prezzi. Abbiamo fatto un emendamento, cari miei, che faceva, diceva una cosa normalissima. Cioè, che anche le parafarmacie in questo periodo di emergenza COVID potevano fare i tamponi rapidi. Ok? Come le farmacie, le parafarmacie possono essere collegate al sistema informatico del servizio sanitario nazionale. Cavolo, vogliamo distribuire un po' il lavoro, ma vogliamo per forza che fuori dalle farmacie siano 100 persone. Ma facciamo 50 di qua e 50 di là? Guardiamo com'è andata. Vi faccio vedere un articolo. Allora, tamponi nelle parafarmacie. Il Movimento 5 Stelle non si arrende, questo è open. Presentato un nuovo emendamento dopo lo stop di ieri. Questo, capite ragazzi, che sottintende che abbiano bocciato l'emendamento. Adesso vi racconto com'è andata. 24 senatori in commissione affari costituzionali, 100 erotti votazioni, arriva l'emendamento del Movimento 5 Stelle. Che dice che anche le parafarmacie possono fare i test rapidi COVID, per la positività al COVID. Oh, hanno chiamato tutti. Eh. Ne ho sentite di quelle, guarda, Italia Viva, la proprio Italia Viva numero uno. Non si può perché le parafarmacie. Una difesa, tutto il centrodestra più Italia Viva, totalmente contraria a permettere. Alle pare di fare una cosa che, tra l'altro, ci facciamo noi da soli con il test rapido fatto in casa che compriamo al supermercato e compriamo direttamente in farmacia. E non può farlo una parafarmacia che ha dentro comunque un, eh, eh, un, un farmacista. E la giustificazione, ragazzi, ascoltatemi, vi prego. La giustificazione più divertente, diciamo così, l'ha fatta eh, il leghista Augustori Lega. Allora, ha detto che secondo lui l'emendamento non andava bene perché permettere alle parafarmacie di poter fare i tamponi come le, far, come le farmacie compor, doveva comportare dei costi per lo Stato quando l'emendamento per essere approvato, come prevede la legge, l'articolo 81 in particolare, deve prevedere anche la copertura. Ok, faccio una legge. Se questa legge prevede che costa un po', devo anche dire de come copro quel costo. La ragioneria dello Stato e la Commissione Bilancio del Senato ha detto che la copertura era zero, ovviamente, perché il tampone che faccio alla farmacia, me lo faccio in parafarmacia, c'è prezzo cammierato, un pezzo lo paga lo Stato, identico. E la Lega che si... Ha Incazza sempre perché la ragioneria dello Stato boccia emendamenti perché dice che hanno bisogno di soldi e di copertura. Stavolta si è incazzata per il motivo opposto, cioè perché la ragioneria non ha detto che servivano dei soldi, cioè non ha avuto neanche il coraggio di dire che stanno dalla parte dei farmacisti e le farmacie e andassero a spiegarlo ai loro elettori e non stanno dalla parte dei cittadini, delle cittadine in fila al freddo per ore, magari da positivi Covid, fuori da una farmacia e quindi potrebbero fare il tampone nella parafarmacia ragazzi scatenatevi vi prego ditemi la vostra su sta cosa conoscete un leghista un forzista un fratelli un italia vivista sarebbe mi, mi pare un po difficile considerato che hanno un 1%, massimo che ci dici ti chiedo ma è mai possibile che mio nipote ogni settimana deve fare un tampone a causa di positivi covid a scuola spero caro massimo che lo facciano non a spese proprie che a meno glielo facciano glielo facciano velocemente lo facciano gratuitamente e senza dover fare le file fuori da una farmacia Letizia Z. la lobby delle farmacie avrà versato qualche obolo a Italia Morte centrodestra ho letto cari miei ho letto un post eh Ottavio Tosi la giustificazione non avranno azioni la destra in questa rete di parafarmacie Mamma mia, ragazzi, è incredibile. Comunque, è veramente incredibile. Serenella dice: Rosati, un, semplicemente fanno schifo. Come avete visto dal pezzo di giornali di prima, abbiamo già presentato un emendamento a un altro dei decreti. In questo caso, mi pare che sia mille proroghe per riprovarci. Perché, siccome io sono, mi sono appena abbiamo stato bocciato 13 contro l'emendamento del Movimento 5 Stelle e 11 a favore, quindi abbiamo perso tutto il centrodestra di Italia Viva, in commissione faceva 13. E 11 facevamo eh, noi eh, Movimento 5 Stelle, PD e, ehm, e Leo, lo, lo, lo ripresentiamo. Ora, però, secondo me hanno un po' di strizza perché abbiamo fatto uscire la notizia. Ho chiamato tutti i giornalisti, mica giornalisti, la notizia è uscita e così. Katia, tu hai pienamente ragione sulla possibilità di dare alle parafarmacie la possibilità di fare i tamponi. È, dire, eh, ma è talmente scontato, ragazzi, è talmente scontato che si possa fare una cosa del genere. Però loro erano contrari, e di fatto non nessuno diceva al Pegano: Ma scusate, eh, stiamo, non ha bisogno di copertura, stiamo dando una mano alle persone, spaventavano di quelle cose. Guarda, loro, quelli della Lega Lomba, della Lombardia, che non è stata capace di gestire a livello informatico. Con una roba aria, vi ricorderete il caos totale dall'inizio della gestione della pandemia. Poi è arrivata. Il sistema informatico di poste italiane e si è messo a posto tutto, sia per la prenotazione dei vaccini eh, che per l'invio della documentazione. Francesco Zangone. L'ideale sarebbe poter fare il tampone molecolare perché purtroppo il tampone rapido è affidabile tra il 50 e il 65%. Sì, e spero che il ministro Speranza se ne occupi. Se ne occupi, se ne occupi speriamo. Tanto alle prossime elezioni io vi voto ti ringrazio, ti ringrazio e speriamo che tu voti una forza intransigente forte e che dice quello che fa e lo fa poi Eugenio ma siamo sicuri che i tamponi ci sono? Sì, Eugenio, per adesso i tamponi ci sono ma li fanno solo le farmacie e li potrebbero fare anche le farmacie che si collegano al Servizio Sanitario Nazionale ma c'è stato il centrodestra Italia Viva che non ha voluto Giuseppe anch'io. Il tampone per la scuola è gratuito, lo l'ho fatto ieri mio nipote. Bene, bene, benissimo, mi fa piacere, almeno quello, non so in che regione sei, speriamo che sia così in tutte le regioni. Insomma ragazzi, io non so, penso di aver trattato tutti gli argomenti, guardo se arriva ancora qualcuno dei vostri commenti, e ricordatevi che siamo in diretta su Facebook, su YouTube e siamo in diretta anche su Twitch, sul canale Twitch, poi rilanciamo sempre tutto anche su Instagram. Diamoci una mano, rilanciamo queste dirette. Siamo gli unici che raccontano la verità dei fatti, una corretta lettura delle cose, che non hanno paura di dire le cose come stanno. Io non chiedo, mai chiesto niente a nessuno. E mi permetto di criticare chiunque, prima me stesso con l'autocritica, quando sbaglio, dico stupidaggine o sbaglio a fare una cosa. Ma se c'è da criticare anche Giuseppe Conte, che è un bravissimo stato un bravissimo presidente del Consiglio, come ad esempio, quando ho detto che Berlusconi è uno che aveva fatto anche tante cose buone, va detto. Poi magari le conseguenze positive non, ci sarà, non ce ne saranno, ce ne saranno negative. Ma a me non mi interessa niente di avere posti, poltrone o altro, criticare Draghi, ma certo io Ho visto tanti, eh, tanti aver tolto anche dei nostri, tolto tweet in cui anni fa eh, attaccavano draghi, perché poi magari hanno detto oddio questo non mi riconferma lì. Al sottosegretario o meno. Non me ne frega un cazzo di quello che devo. Non devo chiedere niente a nessuno, non voglio poltrone. Arrivo da una famiglia povera, non me ne frega niente di soldi se non quelli strettamente sufficienti per sopravvivere dignitosamente me e la mia famiglia. Se devo mandare a fare in culo qualche d'uno mi scusasse chi vuole la cura delle parole, a me piace di più la cura dei fatti, lo mando, perché secondo me il Movimento 5 Stelle è lealtà, sincerità, trasparenza e intransigenza. Non è democristiano, non è accordi a ribasso, non è alcune cose che ogni tanto si vedono. Questo è quanto. Grazie, grazie, grazie. Rilanciate controinformazione, sta diventando qualcosa di importante perché ci siete voi collegati ogni due, due giorni a settimana forse la prossima settimana addirittura ne facciamo tre di puntate ce n'è una che mi interessa tantissimo che riguarda la canapa industriale e il referendum sulla cannabis e inviteremo un esperto presidente di cannabis for future che si è occupato della raccolta delle firme e che ci potrà raccontare tutto sulla canapa passativa. Grazie mille a voi ragazzi, io faccio solo il mio semplice doveroso dovere di informare senza mai pensare a me stesso, alle conseguenze della verità che dico, ok? Buon venerdì a tutti ragazzi, vi voglio un sacco di bene e vi ringrazio per seguire queste dirette di controinformazione. E se ce la fanno Luca e Paolo speriamo che facciano ridere la prossima volta, ma non ce la faranno mai. Ciao cari!